Sono tanti, troppi anni che la Juventus non vince qui in Serie A, ben 52. È arrivata l'ora di infrangere questo tabù, perché la gara di oggi è troppo importante nell'economia del campionato. Ci siamo, tutto pronto, la via. Si parte, buon divertimento con Spalle Juventus, la 25esima giornata del campionato di Serie A. Recca. Palla frontale, dai, vai con Missiroli. Recca si butta dentro nello spazio per Petagna. Petagna la conclusione, la parata di Szczęsny. Primo tiro del match dopo 3 minuti con Andrea Petagna. Ramsey prova a passare, ancora le sue finte. Nuovamente il tocco per Danilo. L'ex City chiama in causa Cuadrado. Dybala tra le linee, c'è il movimento di Danilo. Non lo vede dentro il pallone, cercare Ronaldo. Ronaldo! E la palla in rete! La Juventus è in vantaggio! Minuto numero 4, fuori gioco. Eccolo qua, il possesso del portoghese. Fa salire la squadra, sovrapposizione di Alessandro, Ronaldo, dall'altra parte c'è libero Paolo Dybala, va a ricevere il numero 10, tutta la spalla dietro la linea del pallone praticamente, Alessandro, l'aggancio, può andare al traversone, lo trova in mezzo verso Ramsey, colpo di testa, sopra la traversa, il tentativo di Aaron Ramsey, Chiellini. Bentancur subito prolunga il pallone molto molto bene per Alessandro, dentro l'area di rigore c'è Cuadrado, traversone in mezzo per Juan, Cuadrado, Cuadrado, attenzione, Cuadrado, tiro deviato, Ronaldo non ci può arrivare, Missiroli salva la retroguardia della spalla, una grande occasione questa per la Juventus, al volo Danilo, spazza la sfera sui piedi di Castro, Castro la gioca lì accanto per Valdifiori, Valdifiori dall'altra parte, occhio al traversone, no, sovrapposizione per Strefezza, attenzione, Strefezza al tiro, la parata da parte di Szczęsny, la conclusione molto pericolosa. Berisha subito con il mancino a calciare lungo il pallone, Alessandro molto attento, l'aggancio di CR7, Ronaldo, Ronaldo con il destro, la parata da parte di Berisha, punizione già battuta, Danilo, attenzione perché c'è Dybala semilibero, va a ricevere, attenzione, ma Paolo, Dybala può aprirsi verso Ronaldo, Dybala non l'ha visto, Dybala ancora le sue finte, può aprire d'altra parte, Dybala, palo, grandissimo, il tiro di Paolo Dybala, palo interno, palla che rimane ancora viva in campo, una gran torsione, sembrava praticamente un'azione finita, Cuadrado la può rimettere, la rimette in mezzo a cercare Ronaldo, provato la semi rovesciata, Čonek in chiusura, la palla larga per Valdifiori, alza la testa, vuole il cross, lo trova teso in mezzo, colpo di testa di Alessandro, sbuca Čonek, Čonek con il destro, sopra la traversa, la gran botta di Thiago Čonek. Ramsey dentro il pallone, una grande idea questa per Juan Cuadrado, attenzione, arriva Ronaldo dentro il pallone, Ronaldo, la Juventus è in vantaggio, minuto numero 39, Cristiano Ronaldo 0-1 per l'11ª giornata consecutiva, CR7 va in gol e raggiunge un grande record davvero, gran palla questa di Ramsey a cercare Cuadrado sapendo di poter contare, posizione regolarissima di CR7, non calcia basso perché lì c'era Berisha, calcia alto sotto la traversa, 1-0, numeri impressionanti quelli di Cristiano Ronaldo, 21esimo gol in campionato in 20 partite. Rugani qui molto bravo in anticipo su Petagna, Castro dentro proprio per Petagna, Petagna vuole il tiro, la parata di Szczęsny in qualche modo, quella palla da biliardo scagliata da Andrea Petagna, via, si riparte allora, buon divertimento con il secondo tempo di Spal Juventus, si può aprire, no, il tocco lì vicino per Cuadrado, attenzione dall'altra parte, subito il pallone, una grande idea questa per la fuga di Danilo, Danilo vuole cross, la palla dietro per Ronaldo, l'aggancio va Cristiano, attenzione, Ronaldo, palla fuori di pochissimo, gli vedo un soffio da gol del 2-0, Alessandro, Matuidi, Matuidi vuole il traversone, no, dentro il pallone per Alessandro, Alessandro la mette in mezzo morbida, colpo di testa, Cuadrado, Cuadrado, la parata da palla di Berisha, miracolo. Matuidi si distende ancora il numero 14, Matuidi va ovviamente da Cristiano perché è libero, perché può andare a puntare la porta, Ronaldo le sue finte velocissime, arriva poi Alessandro, Alessandro per Ramsey, Ramsey vuole il tiro, Ramsey, palla fuori di pochissimo, Juve che merita, il gol del 2-0, Danilo va su verso Dybala, Dybala vuole la sovrapposizione di qualche compagno, no, tiene la palla dentro, il pallone Ramsey, attenzione, Ramsey, il raddoppio della Juventus, un cucchiaio morbido morbido per Aaron Ramsey, 2-0.
Vukanović tra le linee con l'appoggio verso Fares. Fares raso terra per Missiroli. Missiroli, l'apertura larga per Strefezza. Attenzione, Strefezza, il pallone dentro a cercare Missiroli. Pallone preso. Si va a vedere al VAR. E allora la penna andrà a valutare l'intervento di Daniele Rugani su Simone Missiroli. Calcio di rigore per la Spal. Calcio di rigore per la Spal. Questa è la decisione da parte di Federico Lapenna. Fischia l'arbitro. Petagna contro Szczęsny. Parte il tiro di Petagna. Palla in rete. Il gol della Spal con Andrea Petagna. Minuto numero 24. Cambia il parziale qui a Ferrara. Spal 1, Juventus 2. Il rigore vincente di Andrea Petagna. Concentrazione di Cristiano, fischia l'arbitro, Ronaldo. Ronaldo con il destro, traversa piena, non è finita. Ronaldo ancora, la parata di Berisha. Continua la sfortuna della Juve. 51esimo minuto della ripresa, superato da 20 secondi. Szczęsny con il destro, va lungo in profondità e finisce qui la partita. La Juventus torna a vincere 52 anni dopo in Serie A sul campo di Ferrara. Batte 2-1 la Spal, vantaggio dei bianconeri al 39esimo del primo tempo con Cristiano Ronaldo, poi il bis al 16esimo della ripresa di Ramsey nel secondo tempo, 8 minuti dopo al 24esimo, calcio di rigore di Petagna vincente, Juventus che mantiene la vetta e sale a quota 60 punti in classifica.